Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È stata una giornata, insomma, che penso sia tutta da commentare per quanto riguarda la missione di Zelensky, che era stata prima alle Nazioni Unite e poi ieri invece al Congresso americano, dove ha avuto un'accoglienza fredda, e usare un eufemismo mi sembra, dai repubblicani, mentre da Biden ha ottenuto una promessa per altri, mi sembra, altri 325 milioni di dollari di armi, ecco. Allora sì, vorrei chiederti, significa che l'impatto della campagna elettorale americana comincia ad avere sulla questione ucraina, comincia ad avere degli effetti? Sì, se dovessimo ridurre ad una sola risposta basterebbe un sì, anche se ovviamente la questione è più complessa. La campagna elettorale comincia a farsi sentire, perché c'è una parte difficilmente quantificabile della popolazione americana che segue con meno partecipazione, diciamo così, la vicenda ucraina, anche davanti ad una controffensiva che negli ultimi mesi ha rosicchiato territori russi, ma molto lentamente. Per chi segue il conflitto dall'altra parte dell'oceano, è avere a che fare con qualcosa di bloccato, di ormai irrisolvibile, almeno sul piano militare, se non con un diretto coinvolgimento della NATO e quindi con una guerra nucleare che di certo la popolazione americana, ma anche noi, vorremmo scongiurare. E poi c'è, rifacendosi alla campagna elettorale, c'è un signore in particolare, insomma, lo conosciamo, Donald Trump, non solo a dire la verità, ma certamente Donald Trump, che nel fronte repubblicano cavalca le sue velleitarie e ineffabili capacità di trattare con Putin. Se ci fossi io, questa guerra non ci sarebbe stata, adesso sarebbe già risolta, eccetera, eccetera, eccetera. E le varie intemerate di Trump che conosciamo bene e che replica su questo conflitto. Il punto è la posizione classica degli americani. Gli americani tendono ad avere un focus relativo sulle vicende così lontane dalle proprie, come tutti gli esseri umani, dovrei dire, per essere davvero onesto. E in più gli statunitensi raggiungono il fatto di vivere su Marte, cioè vivono in un altro continente, per essere meno lirici. Vivono in Nord America, non hanno minacce dirette alla loro sicurezza, quindi seguono ciò che capita sulla massa eurasiatica sempre fino ad un certo punto, a meno che questo non superi la soglia di preoccupazione. Qui la guerra invece è scesa nell'interesse degli statunitensi. E poi c'è un ultimo punto, che è quello degli apparati statunitensi. C'è tutta una fascia delle agenzie federali, che altrimenti insomma sembrano sempre quei luoghi fumosi, poco chiari, sono semplicemente l'alta burocrazia, dal Pentagono al Dipartimento di Stato, che hanno in testa la necessità di raggiungere una forma di trattativa con i russi. Perché? Per quello che dicevamo prima, perché la guerra sul piano militare non si sblocca, perché va avanti da troppo tempo secondo la loro misurazione, perché la Russia non ha ottenuto tutto ciò che voleva e allora conviene parlarle, almeno è una necessità. E poi, ultimissimo punto, non dimentichiamoci che c'è un enorme convitato di pietra per gli Stati Uniti in tutta questa vicenda, che è la Cina, perché questa guerra ha spedito la Russia nelle braccia della Cina, e questo agli apparati americani non fa piacere, e agli altrettanto apparati americani non dispiacerebbe neppure se, nascondendosi dietro Trump, che ha un'idea bislacca e sbilenca delle relazioni internazionali, lui vorrebbe essere Putin, ma questo è un altro discorso, se nascondendosi dietro di lui non, tra qualche tempo, oggi sembra fantascienza, non si arrivi addirittura ad una forma di distensione con la Russia in funzione anticinese. Non oggi, ma tra qualche tempo non si può escludere. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Grazie intanto a Dario Fabbri per questa analisi. Ha molte altre cose da chiedere, restate con noi.